È una rete di provinciali a regalare 3 punti alla Dispoli sul difficile campo del Francesca Gianni. Una vittoria che vale il più 5 sul Monte Fiascone grazie anche al mezzo passo falso della compagine di Antolovic. Il forte vento condiziona la gara già nei primi minuti e a farne le spese è così lo spettacolo. Per annotare la prima azione sul taccuino bisogna attendere il 17esimo, quando Sacco di testa spedisce alto sopra la traversa. 10 minuti dopo, l'episodio che ha praticamente deciso la gara. Borraccesi a terra provinciali in area e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Sul dischetto va lo stesso numero 9 che sigla l'1-0 con una freddezza ammirevole. La reazione dell'Atletico Vescovio arriva 5 minuti dopo con Ali Vernini che in area si gira e calcia con Marrani che blocca a terra. Passano 4 minuti e Gravina ha sui piedi la palla del possibile 2-0, ma il numero 11 a tu per tu con Muzzo Pappa spedisce alle stelle. Il secondo tempo si apre con Di Bisceglie che lanciato a tu per tu con Marrani viene anticipato dall'estremo ospite in uscita. La compagine di Salandini conquista metri alla ricerca del pareggio, qui ancora il numero 8 che da fuori lascia partire un destro che termina alto. Il Ladispoli capisce che deve cercare di chiudere la gara, qui è provinciale a provarci su punizione con la gran risposta di Muzzo Pappa. Negli ultimi giri di lancette l'Atletico Vescovio si riversa in avanti, ma tutto quello che ne esce è solo questa sforbiciata di Esposito che termina largamente al lato. Finisce 1-0 con il Ladispoli che fa un passo in più verso l'eccellenza. Da 3 anni a questa parte, mai così vicina.